L'appuntamento di stasera di TRG Attualità ci porta alle tante celebrazioni che si sono svolte lunedì 27 gennaio in occasione della giornata della memoria. Peraltro molte di queste nella nostra regione si sono aperte già nel corso del fine settimana. Una carrellata che ci porterà attraverso Roma, Assisi, Gubbio, Gualdo Tadino e nella quale ripercorreremo tanti momenti di riflessione, di partecipazione e di memoria in tutti i sensi, legata da un lato alla tragica pagina dell'Olocausto, ma in generale alle tante ferite ancora in parte aperte lasciate dal secondo conflitto mondiale. Partiremo da Roma, partiremo da una cerimonia che si è svolta alla Camera dei Deputati, ha visto la presenza tra gli altri del Vescovo di Assisi e Gualdo Tadino, Monsignor Sorrentino, nella quale si è ricordata in particolare una figura, quella di Gino Bartali, grande, grandissimo campione di ciclismo, ma prima di tutto campione di umanità, che salvò centinaia di vite di ebrei tra Firenze e Assisi e non volle, ovviamente, né nel periodo di guerra, ma neanche negli anni successivi, raccontare nulla di tutto questo. Solo il figlio lo ha rivelato a distanza di anni. E poi ad Assisi la cerimonia regionale principale con la presenza della presidente Tesei, ma anche tanti riconoscimenti assegnati a figure che hanno pagato con la vita la pagina dei lager nazisti, tra le figure ricordate anche quella di un eugubino che è stato ricordato e che è stato insignito alla memoria con un riconoscimento dalla prefettura, presente anche il prefetto Claudio Sgaragli. E poi le manifestazioni a Gubbio, che hanno visto fin da domenica la partecipazione delle scolaresche, momenti musicali e di riflessione anche lunedì alla scuola Matteotti, alla scuola media Mastro Giorgio Nelli, sia a Gualdo Tadino, dove la novità quest'anno è stata la posizione delle prime due pietre d'inciampo in uno degli angoli del centro storico gualdese, ricordo di due dei gualdesi che hanno perso la propria vita nei lager nazisti e che la famiglia Filippetti appunto ricorda attraverso questa testimonianza. E poi chiuderemo con un'iniziativa ancora scolastica, una visione particolare, quella di un film che negli anni Ottanta è diventato un po' cult, Fuga per la vittoria. Il liceo sportivo ha voluto leggere questa pagina di storia attraverso il cinema, ma anche attraverso lo sport. Tutto questo nei servizi a seguire di questo appuntamento di TRG Attualità. Assisi protagonista venerdì scorso alla Camera dei Deputati nell'ambito della cerimonia per il giorno della memoria che il presidente Roberto Fico ha voluto dedicare a Gino Bartali. Nel corso dell'evento il vescovo della diocesi di Assisi Nocera Umbra Gualdo Tadino, Monsignor Domenico Sorrentino, ha inquadrato la figura di Bartali nell'ambito della rete clandestina che negli anni 1943-1944 portò alla salvezza di centinaia di ebrei. Nel corso del suo intervento il vescovo di Assisi ha parlato di una testimonianza inedita appena stampata, intitolata Gli abitanti del castelletto, scritta da una bambina ebrea che allora aveva appena 10 anni, nascosta e salvata ad Assisi e che si inserisce nella storia della rete clandestina a cui ha partecipato anche Gino Bartali. Negli anni tra il 43 e il 44 tanti ebrei trovarono ad Assisi rifugio e accoglienza. Tra questi c'era anche una bimba, oggi anziana signora che vive a Gerusalemme, Miriam. Anche lei rifugiata, anche lei con l'incubo della persecuzione, ma come vince questo stato d'animo? Lo vince scrivendo un romanzo bello che abbiamo pensato di pubblicare proprio con il suo titolo e proprio con la sua scrittura. Gli abitanti del castelletto sono proprio i suoi scritti, le sue pagine, i suoi disegnini. È bello perché contestualizzato aiuta a capire il dramma di quel momento, un dramma che per una bimba era impensabile, ecco perché lei si rifugia nella fantasia. Ma proprio questa fantasia è un messaggio e un monito, ci dice che soltanto la vita bella è quella degna di essere raccontata. Una bruttura come la Shoah è cosa invece da mandare al macero della storia.
perché non si abbia più l'ardire di una cosa simile. Ogni volta che si perseguita un uomo e che gli si toglie la vita si compie una cosa bruttissima, indegna, e quanto è avvenuto con la Shoah non si dovrà mai ripetere. Miriam Viterbi Ben-Norin è una testimone ed è un messaggio vivente. Questo libro aiuterà le scuole, aiuterà i ragazzi, aiuterà i giovani a capire quello che c'è stato, ma soprattutto a capire quale sarà il nostro futuro, quale deve essere il nostro futuro migliore. La Camera ha anche allestito una mostra con alcuni oggetti e documenti contenuti nel Museo di Assisi, che resterà aperta a Montecitorio fino al 2 febbraio. Prima della cerimonia, il vescovo Monsignor Sorrentino ha fatto omaggio di una copia al presidente Fico, che si è commosso nel vedere la grafia e i disegni originali riprodotti nel libro. La giornata è stata dedicata alla figura di Gino Bartali, eletto a giusto della comunità ebraica internazionale per aver messo in salvo centinaia di ebrei clandestinamente e a rischio della propria vita. Un gesto ancor più meritorio in quanto portato avanti da un personaggio che era già popolare e dunque molto conosciuto anche negli ambienti nazisti. A ricordarlo anche le parole della nipote. Una grande felicità nel ritrovare questo momento di serenità e anche di amicizia, perché no? Perché oggi veramente c'era una unione molto particolare tra lo sport e l'aspetto umano soprattutto di mio nonno, quindi è stato un ricordare anche momenti di vissuto che, ripeto, non riguardavano solamente la sua storia sportiva. Che dire, ho parlato di lui e ho cercato di trasmettere sicuramente quello che secondo me è l'aspetto più bello, cioè l'aspetto umano di mio nonno. Gino Bartali è stata una persona che, pur essendo molto famoso, perché ricordiamo era già vincitore di due Giri d'Italia, un Tour de France, prima degli eventi che sono successi, quindi era un campione affermato. Oggi pensare che un campione affermato comunque compia così di nascosto delle azioni così di grande merito nei riguardi di persone che hanno bisogno, senza tener conto comunque l'origine, la nazionalità, la provenienza, ha un grande significato e quindi può essere di assoluto aiuto per capire, per spiegare alcuni valori fondamentali legati alla vita e al rispetto dell'uomo, non solamente quindi nell'ambito scolastico, ma soprattutto in quello sportivo anche, sì. Sorrentino ha ricordato che nel Museo della Memoria, ospitato nel Vescovado di Assisi, spicca una foto in cui Gino Bartali posa insieme al predecessore dell'attuale presule, Monsignor Nicolini. I due evidentemente si sono incontrati e c'era amicizia tra loro. Qui il Vescovo stesso si fece regista di una rete clandestina dedita ad accogliere e proteggere gli ebrei. Altrettanto si faceva a Firenze. Pedalando tra queste due città e nascondendo nella canna della sua bicicletta le carte d'identità falsificate, Bartali si guadagnò una benemerenza ben più alta di quelle che gli vennero assegnate come mito del ciclismo. Da campione sportivo si rivelò soprattutto campione di umanità. È stato il Museo della Memoria di Assisi 1943-1944 ad ospitare la principale manifestazione regionale del 27 gennaio, giornata della memoria. Tante le autorità presenti a testimoniare il valore del ricordo, non solo della Shoah, l'Olocausto, ma in generale le atrocità della Seconda Guerra Mondiale. Il Vescovo di Assisi, Monsignor Sorrentino, ha mostrato il romanzo intitolato Gli abitanti del castelletto, un libro inedito scritto da una bambina ebrea che allora aveva solo 10 anni e che ora vive a Gerusalemme, Miriam Viterbi Ben-Norin, rifugiata ad Assisi con la sua famiglia, uscito proprio in questi giorni e che sarà presentato lunedì 10 febbraio alla presenza della presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello. Una storia felice a prima vista, ha detto il vescovo, ma che nasconde l'altra faccia della tragedia dell'Olocausto. Alla cerimonia hanno partecipato il prefetto Claudio Sgraglia, la presidente della regione Umbria, Donatella Tessei, il sindaco di Assisi, Stefania Proietti e le massime autorità civili e militari, con numerosi rappresentanti amministrativi come la vice sindaco di Gubbio, Alessia Tasso. Oggi è la giornata della memoria che celebra tutto il nostro paese, sicuramente qui ad Assisi assume una rilevanza ancora più importante. Questo è il luogo, questo Museo della Memoria è un luogo in cui si ricorda il passato, ma si ha un'attenzione verso il futuro, e quindi sono molto felice di essere qui oggi e di aver condiviso con tutti questi momenti molto importanti che servono a non dimenticare,
a promuovere e a far conoscere, ma a guardare con fiducia al futuro. Per me come sindaco di Assisi quella di oggi è stata una giornata commovente, emozionante e di grande speranza al tempo stesso, proprio perché questo percorso della memoria è iniziato 12 anni fa con la rivalutazione, con la presa in carico da parte della diocesi, del Museo della Memoria, dell'Opera Casa Papa Giovanni, di questa bella storia, bella pagina di storia di Assisi, dove in un momento in cui il buio era pressoché totale si sono accese delle luci di speranza. Il vescovo Monsignor Placido Nicolini, il suo segretario Francescani, le suore di clausura, Trento e Luigi Brizzi, due persone normali con una loro normale attività, tutti insieme hanno concorso alla salvezza di 300 vite umane. E se questo può significare davvero un valore inestimabile per Assisi, ha significato anche avere una medaglia d'oro al merito civile riconosciuta nel 2004, oggi significa essere un polo, una capitale della memoria e dei giusti fra le nazioni. Nell'occasione sono state consegnate le medaglie d'onore a 5 umbri, quale riconoscimento per i cittadini italiani, militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo status di prigioniero di guerra, e ai familiari dei deceduti che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello stato di lavoratore coatto. A ricevere le medaglie sono stati Amedeo Faloci, nato a Montone nelle 1927, e i familiari di Guido Casagrande, nato a Gubbio nel 1916, Agostino Conocchia, nato a Montefalco nel 1921, Guglielmo Iezza, nato a Castellammare di Stabia nel 1920, e Domenico Macellari, nato a Tarquinia nel 1912. Presenti anche gli studenti della scuola secondaria di primo grado Frate Francesco di Assisi. È veramente un piacere per me essere qui e rappresentare la città di Gubbio in questa cerimonia così importante, dove è stata conferita la medaglia d'oro a Guido Casagrande, un nostro concittadino. Ci troviamo ad Assisi, che è una terra che dei valori della pace e della condivisione ha fatto una bandiera, ma anche Gubbio è una città molto importante da questo punto di vista, e in particolare in questa giornata, nella giornata della memoria, dove vengono ricordati dei valori e degli avvenimenti in maniera attiva. Un intero fine settimana segnato dal filo conduttore della memoria, per non dimenticare gli orrori dell'Olocausto, in generale per ricordare la tragedia della guerra, le sue vittime, i suoi drammi, con un monito a non ripercorrere la strada dell'odio che potrebbe riportare a scenari di divisione e distruzione. Anche a Gubbio e Gualdo Tadino non sono mancate le iniziative per il 27 gennaio, legate soprattutto al mondo scolastico, a partire da domenica, quando in una sala refettorio della Biblioteca Sperelliana affollata è andata in scena Sul filo della memoria, musiche, letture, testimonianze, con il patrocinio di Comune e Associazione Famiglie dei 40 Martiri, alla presenza di sindaco, vescovo e del professor Giancarlo Pellegrini per l'Ateneo Perugino. Sotto la regia artistica di Maurizio Ceccarelli si sono esibiti Beatrice Goracci, il movimento Our Voice, Michele Menichetti e il gruppo poetico Bauxite. Il mausoleo dei 40 martiri ha poi ospitato stamane la Santa Messa, quindi all'Aula Magna dell'edificio scolastico di Via Perugina, alla presenza di insegnanti e studenti delle classi terze della scuola media Mastro Giorgio Nelli, delle autorità civili e militari, sono state proposte alcune riflessioni sulle tematiche di questa giornata. A fare da guida la dirigente scolastica Francesca Pinna, e anche qui non è mancato un momento musicale, protagonisti più giovani. Nella stessa mattinata gli studenti delle classi del tempo pieno della scuola primaria Giacomo Matteotti si sono ritrovati per leggere alcuni brani del libro L'isola in via degli uccelli, per vedere un cortometraggio animato, per intonare una canzone popolare ebraica e soprattutto per visitare l'aula della memoria, allestita proprio all'interno dell'edificio scolastico di via Matteotti, dedicata alle vittime dell'eccidio dei 40 martiri, che proprio in quel luogo trascorsero la loro ultima notte prima della fucilazione. A Gualdo Tadino il clou delle celebrazioni si è tenuto stamane, quando l'amministrazione comunale ha voluto commemorare la giornata della memoria aderendo al progetto Pietre d'Inciampo, già promosso in altre città d'Italia, e così sul selciato antistante le case dove hanno abitato le vittime dell'Olocausto sono state incastonate alcune formelle che riportano il nome delle vittime, il luogo e la data in cui sono state assassinate. Quest'anno sono state collocate le prime due pietre d'inciampo in via Cesare Battisti, dove hanno vissuto i fratelli Mariano e Tommaso Filippi
aspetti, prima di emigrare in Francia in cerca di una nuova vita. È lì che invece hanno avuto inizio la loro tragica fine, dopo essere stati presi in fondo alla miniera dove lavoravano a Audun-le-Tiche, assieme all'altro fratello Filippo, accusati tutti e tre di appartenere al gruppo partigiano Mario. La tragedia di Tommaso e Mariano si conclude con la morte, rispettivamente, nei campi di concentramento di Bergen-Belsen in Germania e Dora Mittelbau, sempre in Germania, nella primavera del 45. Il terzo fratello, Filippo, invece sopravvivrà alla sua deportazione nel campo di Dachau, ma non parlerà mai della sua esperienza nei lager, chiudendosi in un mutismo insuperabile fino al giorno della sua morte nel 1969. Durante la cerimonia Marco Panfili ha letto il toccante racconto scritto da Fabrizio Bicchielli sui tre fratelli dal titolo Tre fratelli, Gualdesi Macaroni, dalla capezza all'inferno dei lager, alla presenza di alcune classi di studenti dell'Istituto Superiore Casimirri, dell'Istituto Comprensivo e dell'Istituto Bambin Gesù, seguiti dai rispettivi dirigenti scolastici Sabrina Antonelli, Fabrizio Bisciaio e Suor Maria Pamela Ercoli. Il sindaco Presciutti nell'occasione ha sottolineato che il progetto iniziato quest'anno si concretizzerà nei prossimi anni con il posizionamento di altrettante pietre d'inciampo, quanti sono stati concittadini gualdesi morti nei lager nazisti. Presenti alla cerimonia anche il vice sindaco Pasquarelli, il presidente del consiglio comunale Sabatini e l'assessore alla cultura Barbara Bucari, che ha fortemente sostenuto questo progetto. La giornata della memoria, vista con gli occhi del cinema e nell'ottica dello sport, un esperimento adottato dal liceo sportivo Mazzatinti di Gubbio, che in occasione del 27 gennaio ha ospitato la visione e la successiva discussione guidata sul film Fuga per la vittoria, in un'importante iniziativa realizzata grazie alla collaborazione con il Teatro Stabile dell'Umbria. Le classi del liceo sportivo hanno assistito alla proiezione del film in Aula Magna per poi analizzarne i contenuti storici, ma anche artistici e culturali, insieme all'attore e regista Samuele Chiovoloni. Con i ragazzi abbiamo parlato dell'importanza del cinema rispetto a varie questioni anche di propaganda e di possibilità, diciamo, degli stati nazionali e di alcune fasi storiche. Fuga per la vittoria in particolare è un film importantissimo perché è stato il tentativo degli americani, del cinema americano, di raccontare una fase molto delicata della storia europea, in particolar modo l'avanzata della Germania verso l'Oriente. E in più è molto importante perché oltre a Sylvester Stallone e a Michael Caine c'è una figura molto importante della storia del calcio mondiale che è Pelé, è stata una delle prime apparizioni di calciatori celebri, importanti, sulla macchina alla presa. E Fuga per la vittoria è un film molto divertente, è stato un film culto degli anni 80, è interessante capire che i ragazzi ancora oggi trovano un interesse, un motivo valido per vederlo, per commentarlo e per parlarne. Chiovoloni, perugino, si forma con maestri italiani e internazionali su scrittura e direzione e debutta alla regia nel 2013 con un adattamento di Revolutionary Road di Richard Yates. Negli anni successivi realizza lavori per produzioni o festival italiani su autori contemporaneo classici come La Tempesta di Shakespeare o Salomè di Oscar Wilde. Con Fuga per la vittoria, dunque, l'analisi di una vicenda storica anche attraverso un evento sportivo ricreato sul set del film. Ma la sede del Mazzatinti è stata teatro di riflessione anche per gli studenti del liceo artistico, che hanno visto insieme il film La zona grigia del 2001, diretto da Tim Blake Nelson, con la supervisione dei docenti Trotta e Bossi, mentre i ragazzi del liceo scientifico hanno proposto la visita virtuale alla stanza di Anna Frank, ai loro compagni, ai quali è stato chiesto simbolicamente di entrare e ricordare il destino di Anna come simbolo della Shoah.